Questo lo schieramento rimane attardato l'11 di Oltre Misonda TV, così come il 10 di OK Benedetta. Gruppo un po' sgranato, ma via il mezzo meccanico e dall'esterno dello schieramento ancora Nello Gabor che cerca di fare partenza sollecita con Orzata Jet che la prende alla grande, si porta così a condurre nei confronti del numero 8 di Orfeo Defe, quindi il numero 3 di Odette BL a precedere Olimpia LJ e quindi il 6 di Ozza che intanto l'errore del 4 di Ozza che dei Ulivi, così come il 5 di Olimpia Bar e il 2 di Ottox dopo i primi 400 in 28 e 6. Cavalli profilati sulla piegata di sinistra, sempre al controllo, ora Zata Jet con Nello Gabor che si gira a vedere cosa succede, mette già due lunghe sei di margine tra sé e Orfeo Jet che è nella sua posizione forse più propizia, i 600 se ne vanno in 44 e 3. E quindi il passaggio con i cavalli come già citati, che si ricorda Odette DL, si forma così il treno esterno capeggiato dal 6 di Ozza che si trascina il favorito Orione Desi, il primo mezzo miglio in 1 minuto e 3 decimi. 31,7 per questi 416 di frazione, cerca un po' di tirare i remi in barca Nello Gabor che va così a completamento del chilometro in 1,16,1, ma ora vede la sagoma di Odette DL che sta arrivando. Quindi Odette DL che va a pariare il compagno di colori alla metà della retta opposta, cerca di tenere ancora bene in mano Zata Jet Nello Gabor dalle retrovie, ora deve spostare per forza in terza ruota il numero 1 di Orione Desi, 15 sulla retta di là, i tre quarti di miglio in 1,31,1, cavalli che procedono così per pariglie con sempre al comando Zata Jet di fuori Odette DL, poi Orfeo Odette che deve aspettare solo l'inside line, i cavalli che imboccano così la retta d'arrivo Orfeo Odette che prova ad andare all'interno, c'è sempre al comando Orzata Jet, Orfeo Odette, di fuori anche il numero 6 di Ozza che i cavalli nei pressi del palo e l'arrivo stretto tra il numero 8 di Orfeo Odette e il numero 6 di Ozza che rivediamo comunque le battute conclusive 2-1 e 2 decimi, 1-15-8, 31 ancora la chiusa, 15-2 la retta d'arrivo per chi vince, vediamo con l'ausilio della regia forse Orfeo Odette dovrebbe aver salvato qualcosina, ma comunque eccolo lo slow motion della regia e vedete che nei pressi del palo è proprio Orfeo Odette che viene a centrare la vittoria. Giulio Tomassini in training, Max Spider-Man e Petrini per l'occasione, i colori dello stesso Giulio Tomassini e quindi l'ordine d'arrivo probabile ufficioso con il numero 8 di Orfeo Odette che viene a vincere la quota al totalizzatore di 3,54. È tutto per quello che riguarda l'ottava ed ultima da San Paolo, l'appuntamento è per domani con la chiusura della stagione per quello che riguarda il 2012 a San Paolo, inizio previsto come sempre per le ore 15 circa dall'ippodromo San Paolo di Montegiorgio e da Mauro Galandrini, a voi tutti una cordiale buonasera.